quando rifiuto un concerto, io cerco di spiegare a chi me li offre quanti problemi si stiano risparmiando. No, 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 loro credono che sia per vanità. Le sue vicine di casa, Monaco, Alice ed Ellen Kessler, mi hanno detto che vi frequentavate spesso, che andavate al cinema insieme, a cena. Lei adora la cucina cinese? Sì, molto, piace anche a lei. Ah sì? Molto. Facevate i giochi. Ma appena si parlava di lavoro, lei si isolava, si chiudeva, voleva solo pensare. Lei si rintanava nella sua torre e lì si esercitava tenendo gli altoparlanti a tutto conto. È un inferno per i poveri vicini. Però ama gli scherzi. Per il Fledermaus a Carnevale, all'Opera di Monaco, diresse vestito da donna. Sì, sì, sì. Avevo messo due arance. E un'altra volta si travestì da Boris Becker, il campione di tennis, squadra nazionale. Sì, sì, sì. Una orrenda parrucca bionda e la racchetta al posto della bacchetta. Ah, una cosa curiosa, sempre le Kessler una volta hanno visto l'intendente dell'Opera di Monaco in ginocchio davanti alla porta del suo camerino implorare: ti prego Carlos, siamo amici, non puoi farmi questo. Ma cos'era successo? Sì, sì, volevo dare più spazio all'orchestra e togliere due file di poltrone. Con il teatro esaurito? Beh, una follia. Ma sì, forse. Dunque, lei accettava gli agganci solo quando il frigo era vuoto. Sì, è vero, era il mio congelatore di Monaco che decideva se dovevo fare un concerto. Quando il cibo era finito e la mia mano toccava il fondo, allora il lupo affamato usciva dalla tana. Era arrivato il momento di rimettersi